Buonasera, bentrovati alla nostra terza edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità perché sarebbero a rischio più di 100 posti letto a Chieti. La notizia dei tagli predisposti dalla Regione ha subito preoccupato cittadini ed esponenti politici locali che questa mattina si sono riuniti nel corso della seduta di Consiglio Comunale straordinario per chiedere chiarezza e garanzia sul delicato tema dei servizi sanitari. Francesca Romana Testi. Consiglio straordinario a Chieti, il tema è quello dei tagli ai posti letto all'interno delle cliniche private Villapini e Spatocco per patologie acute e post-acute. L'obiettivo è quello della richiesta della salvaguardia dei pazienti. C'è preoccupazione non per le cliniche private, sia ben chiaro, o io ho preoccupazione per l'offerta di prestazioni sanitarie. Se togliamo 123 posti letto tra Spatocco e Villapini per trasferirli altrove, togliamo a questo territorio un'offerta di prestazioni sanitarie per acuti peraltro e nessuno ci dice che tipo di risposta daremo a coloro che verranno per chiedere quel tipo di prestazione. Li mandiamo altrove? Bene, ma qui sul territorio quelle prestazioni chi le renderà se il pubblico non sarà in grado di sopperire, visto e considerato che parliamo di 123 posti convenzionati, per i quali quindi già il pubblico aveva deciso di rivolgersi al privato in modo sussidiario perché potesse sopperire la domanda di posti letto. Secondo il Movimento 5 Stelle c'è poca trasparenza sulle motivazioni e sull'iter burocratico, impossibile dunque capire come si è agito e come si può in effetti garantire la salvaguardia dei servizi. Chiederemo all'assessore Paolucci di spiegarci un po' qual è il disegno che ha in mente della sanità in Abruzzo e nella fattispecie a Chieti, cercheremo appunto di far sì che esponga in maniera piuttosto chiara e comprensibile il piano regionale sanitario, almeno la bozza di piano regionale sanitario. E chiederemo spiegazioni anche del motivo per il quale il subcommissario alla Regione Abruzzo per la Sanità non controfirma gli atti adottati dal Presidente D'Alfonso. Secondo il PD invece nulla da temere, proprio Luigi Febo dice di non dar peso alle polemiche in corso. Quando si parla di tagli molto spesso la notizia è quella della carenza di personale, in questo caso che cosa avete proposto? Su questo punto specifico nulla in particolare perché ecco, come ho detto prima non bisogna guardare nello specifico il taglio, cioè se va via un primariato piuttosto che un reparto. Io credo che la cosa principale è l'assistenza al cittadino, questa è cosa importante che occorre dare ai nostri cittadini. E ora parliamo di banche perché il Comitato Risparmiatori di Pizzoli ha presentato un'istanza di sequestro cautelativo dei beni di Banca Etruria, una mossa con cui gli obbligazionisti e azionisti che hanno perso milioni di euro sperano di poter recuperare le somme andate in fumo con l'ormai famigerato decreto salva banche. Daniela Rosone. È partita la prima istanza di sequestro cautelativo dei beni al pubblico ministero Roberto Rossi che si occupa dell'inchiesta di Banca Etruria. A presentarlo l'avvocato Pizzi che rappresenta il comitato dei risparmiatori di Pizzoli, il comune dell'Aquilano che conta più truffati all'Aquila. Nello specifico l'istanza presentata riguarda un risparmiatore che ha avuto una grande esposizione economica dopo il salvataggio delle banche e che ha deciso dunque di portare avanti la sua battaglia separatamente rispetto agli altri risparmiatori. Nei prossimi giorni ci sarà una seconda istanza che riguarderà un numero più alto di risparmiatori che hanno perso tutti i loro averi. Parliamo di grandi cifre, oltre 1 milione di euro e a mano verranno depositate tutte le procure che arriveranno dai membri del comitato con le stesse richieste per arrivare poi ad un'unica istanza comune. Come dicevamo, solo a Pizzoli circa 1500 risparmiatori coinvolti che si costituiranno parte civile. La presentazione delle istanze si è resa necessaria per avere più peso quando ci sarà l'eventuale proposta transattiva formulata dal Collegio. Intanto, ieri, il portavoce del Comitato di Pizzoli, Domenico Iannucci, a Roma ha incontrato i rappresentanti delle altre associazioni dei risparmiatori, in vista di una grande mobilitazione che si sta mettendo in piedi per fine mese nella capitale. All'inizio di febbraio il Comitato incontrerà anche il presidente delle nuove banche, Roberto Nicastro. Cambiamo argomento. In occasione della giornata della memoria, il prossimo 27 gennaio, l'Università degli Studi di Teramo ospiterà oltre 900 studenti. L'ufficio scolastico regionale, infatti, scelto proprio l'Ateneo Teramano che vedrà la presenza, fra gli altri, della scrittrice israeliana Judith Katzir. Elisa Leuzzo. L'ufficio scolastico regionale sceglie l'Università di Teramo quale location dove commemorare le vittime della Shoah.
oltre 900 gli studenti che parteciperanno all'evento. La scelta su Teramo deriva sicuramente da una collaborazione che noi abbiamo attiva con l'università su più settori e su più fronti, una collaborazione molto positiva che ci ha facilitato in questa operazione che è molto grande, i numeri sono molto rilevanti. Grazie a partecipazione volontaria di studiosi e dell'ambasciata di Israele, la presenza della scrittrice israeliana Judith Katzir, che ha scritto un libro che si chiama Cara Anna e che è stato tradotto anche in italiano, abbiamo veramente degli interventi di altissimo livello scientifico, ma che devono seminare sempre di più. È una tematica fondamentale per il rispetto e la quotidianità di un vivere che è sempre più complesso e anche sempre più rispettoso, deve essere sempre più rispettoso nei confronti delle etnie diverse. Per il rettore Luciano D'Amico, la giornata della memoria diventa un appuntamento istituzionalizzato, importante non solo per non dimenticare e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto, ma perché propone una riflessione comune su quello che lui definisce un arretramento normativo. Il significato che vogliamo attribuire è anche fornire agli studenti delle scuole, ai nostri studenti e alla riflessione comune ulteriori motivi per evitare che tragedie come quella dell'Olocausto si possano ripresentare sotto diversa veste. Mi riferisco ad esempio all'argomento di estrema purtroppo attualità che riguarda lo spostamento di migliaia di persone che stanno, dei migranti. Mi riferisco anche ad aspetti, se vogliamo, apparentemente più banali. È in discussione in Parlamento la legge sulle unioni civili. Ecco, le unioni civili nel 2016 attendono ancora di essere definite. E vorrei ricordare che un simile arretramento normativo era esattamente quello che prevedeva la segregazione su base razziale. A un certo punto sono stati vietati i matrimoni nell'ambito della segregazione razziale. E non vedo molta differenza fra l'impossibilità oggi di riconoscere dei legami affettivi che su altra base, su altri criteri, comunque continuano a perpetrare delle discriminazioni. Cambiamo ancora pagina e da Teramo ci spostiamo a Pescara perché dai primi di febbraio verrà ripristinato il servizio di assistenza domiciliare ai pazienti del comune di Pescara. Lo ha assicurato l'assessore alle politiche sociali del comune adriatico Giuliano Diodati, che ha incontrato i manifestanti che questa mattina avevano protestato dinanzi Palazzo di Città, gli iscritti allo SPI, il sindacato dei pensionati della CGIL, gli esponenti di Carrozzine Determinate e anche tanti lavoratori. E proprio dopo l'incontro tra Giuliano Diodati, l'assessore Diodati, e i manifestanti è stato aperto il bando di gara per l'aggiudicazione del servizio fino al 31 marzo. La gara è stata vinta dalla cooperativa Polis. Ma vediamo il servizio che fa il riepilogo della situazione. Francesca Romana Testi. Dopo la notizia della sospensione del servizio di assistenza domiciliare per circa 150 pazienti a Pescara, subito si erano mossi sindacati e associazioni per una protesta sotto il Palazzo di Città. Impossibile accettare un taglio ulteriore a quelle che sono le categorie più deboli e quindi da tutelare. Già l'anno scorso abbiamo fatto due manifestazioni proprio per denunciare quello a cui andavamo incontro, cioè senza un investimento serio di risorse sul sociale noi rischiavamo di fare quello che in qualche modo è successo, e cioè che 60 persone si sono viste interrotto totalmente il sistema di assistenza dal 16 gennaio al 31 marzo 2016 e 90 avranno una riduzione importante di prestazioni. Se inizialmente l'assessore alle politiche sociali Giuliano Diodati aveva annunciato il ripristino dal 1 aprile per problemi di fondi, nella mattinata è giunta la notizia del ripristino dal 1 febbraio. L'associazione Carrozzine Determinate, sempre in prima linea per il rispetto delle condizioni dei disabili, ha duramente criticato il comportamento dell'amministrazione comunale. Non se ne può più, intanto insomma siamo scesi in piazza e questo è il risultato, e comunque è un risultato importante, ma insomma basta col teatrino della politica, non se ne può davvero più. Una volta sono tecnicismi amministrativi, un'altra volta è la burocrazia. Sapevano perfettamente questa situazione da un anno, non hanno fatto assolutamente nulla per risolvere questa situazione e ora la politica di destra e di sinistra fa finta
finta di occuparsene. Qualcuno si scusa, qualcun altro si indigna, ma in realtà sono da 4 anni che vengono effettuati questi tagli. Giuliano Diodati nella mattina ha convocato un incontro con le parti per rassicurare sul ripristino dei servizi e spiegare le ragioni di quella sospensione. Purtroppo di un problema legato al fatto che noi avevamo in scadenza la gara con la vecchia cooperativa, è un problema più di natura legale, nel senso che con questo problema non avevamo la possibilità di estendere le ore. Quando è stata fatta questa gara noi non avevamo in bilancio i fondi per poter sostenere una gara di entità maggiore, adesso questi fondi sono stati trovati attraverso una variazione di bilancio. Io voglio dire, gli uffici mi hanno garantito che entro il 1° febbraio la situazione ritornerà completamente nella normalità. E parliamo di politica, ancora proteste per i tagli introdotti nel bilancio regionale, annunciati scioperi anche nel settore trasporti, ma ci sono polemiche anche per quanto riguarda la sanità e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci parla di una riorganizzazione dei servizi che non ridurrà proprio i servizi dei cittadini. A pochi giorni dall'approvazione del bilancio regionale si sentono tutti i malumori di sindacalisti e categorie più penalizzate dai tagli, trasporti, sanità, sociale. Il piano di riorganizzazione della regione però prosegue secondo le linee dettate e a rassicurare i cittadini è proprio l'assessore al bilancio e sanità Silvio Paolucci. Noi abbiamo fatto un bilancio che per la prima volta dopo 30 anni in Abruzzo disegna una vera e propria riforma. Dietro lo scontro nel bilancio sulla questione dei capitoli non c'era una mancata trasparenza, perché i documenti che abbiamo presentato noi sono identici a quelle delle altre regioni, ma in realtà uno spostamento di poteri. Il Consiglio passa dall'essere un organo di gestione a un organo di indirizzo e di programmazione come la legge prescrive e come un'importante riforma contabile mette in campo anche in questa regione. Nello stesso tempo abbiamo cercato di raccogliere da un lato la sfida che pure ci in qualche modo richiedeva la Corte dei Conti sulla necessità di rendere il bilancio più sostenibile. Un piano di riordino che non taglierà i servizi ai cittadini, contando anche la preoccupazione per il ridimensionamento di presidi ospedalieri e reparti. Non c'è assolutamente nessun taglio al sociale, anzi il sociale è stato incrementato, infatti è incomprensibile che si possa in qualche modo dire, annunciare o scioperare che ci siano dei tagli, perché i fatti parlano chiaro e ci sono tra i 20 e i 25 milioni di euro sul sociale. Inoltre la regione Abruzzo è quella che cofinanzia di più, o tra le regioni che cofinanziano di più in Italia, con la propria risorsa, quindi quella regionale, il mondo dei trasporti. Quindi bisogna prima di interloquire e comunque di annunciare in qualche modo iniziative di un certo tipo anche conoscere la realtà delle altre regioni. Nelle Marche il cofinanziamento dei trasporti è sensibilmente inferiore a quello dell'Abruzzo, quasi a zero. Ancora politica, siamo all'Aquila, offensiva del consigliere comunale ed ex assessore regionale di centrodestra Giorgio De Matteis che attacca il governo Renzi per il mancato trasferimento dei fondi per la salvaguardia del bilancio del comune dell'Aquila, attacca anche il governatore della regione Luciano D'Alfonso per i mancati impegni nel master plan sugli interventi per il capoluogo regionale e anche il sindaco Cialente, reo secondo De Matteis di aver accettato tutto. Tutto in silenzio. Giorgio Alessandri. Bilancio comunale in deficit per i mancati stanziamenti del governo centrale e promesse mancate nel master plan, presentato ai sindaci abruzzesi qualche giorno fa dal presidente regionale Luciano D'Alfonso. Sono le accuse lanciate dal consigliere comunale della lista civica L'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis, che sottolinea come siano scomparsi nella legge di stabilità i milioni, quest'anno ne servirebbero 24, che dal post sisma vengono erogati nei confronti del comune dell'Aquila per evitare il dissesto finanziario. Uno spettro questo evocato dallo stesso ex consigliere regionale, soprattutto alla luce dell'ormai imminente definizione della controversia milionaria con Banca Sistema per i mancati pagamenti delle bollette negli New Town. Abbiamo recuperato, come al solito, mazzate sia dal governo nazionale Renzi, il Conte Mascetti, e sia dal governo regionale, il presidente sedicente per quanto riguarda almeno l'Aquila, Luciano D'Alfonso. Nell'ordine, mancano nella legge di stabilità, nel perfetto silenzio della senatrice Pezzopane che magari prende bagni in piscina sulla neve, mancano ben 24 milioni, i famosi 24 milioni che annualmente da 4-5 anni a questa parte venivano elargiti al comune dell'Aquila a causa delle minori entrate e maggiori uscite. Non ci sono, quindi il bilancio della città dell'Aquila, anche a causa
del problema banca-sistema è in clamoroso deficit. Ma c'è di più. De Matteis ricorda una delibera della giunta regionale dell'aprile 2015 che prevedeva come nel masterplan si sarebbero dovuti stanziare fondi per opere strategiche come porti, interporti e aeroporti. Tra questi quello di Preturo dell'Aquila, mai effettivamente decollato, per il quale però i fondi nel masterplan sono scomparsi. Il tutto, secondo De Matteis, senza che i massimi rappresentanti del PD aquilano, dalla senatrice Pezzopane al consigliere regionale Pietrucci, al vicepresidente della giunta regionale Lolli, al sindaco Cialente, rivendicassero quanto promesso dall'esecutivo nazionale e regionale. E proprio per questo De Matteis ha invitato il governatore D'Alfonso ad un confronto pubblico su questi temi. Non ci sono fondi per piste ciclabili all'Aquila, ma ci sono ben 50 milioni per la cosiddetta Bike to Coast, che sarebbe la pista ciclabile della costa abruzzese. Ci sono i soldi sia per il porto turistico di Roseto, ci sono i soldi sia per gli interporti di Castellalto, di Chieti, eccetera, eccetera, non ci sono i soldi per l'aeroporto d'Abruzzo. Caro Cialente, tu che hai sempre parlato dell'aeroporto come fonte di sviluppo, che ne pensi di questa illuminata gestione del master plan da parte di D'Alfonso su un argomento che tu ritenevi fondamentale? Ancora politica, malumore generale dopo l'annuncio del referendum anti-trivelle. Ieri annunciato proprio dalla Consulta, a parlare oggi il Movimento 5 Stelle che critica duramente le dichiarazioni del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso che considera cessato l'oggetto del contendere. Sia il referendum anti-trivelle, da ieri si rincorrono le dichiarazioni degli umori di chi ha partecipato alla lunga partita contro la petrolizzazione d'Abruzzo. Dopo gli ambientalisti, anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle manifestano le loro perplessità, soprattutto in merito alle dichiarazioni del governatore della regione, Luciano D'Alfonso, che ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'opinione del presidente D'Alfonso, che ha scavalcato una decisione che era stata presa all'unanimità dal Consiglio regionale e quindi da tutti gli abruzzesi. È un comportamento, quello del Presidente D'Alfonso, che prima si è vantato di essere capofila di referendum e poi si tira indietro evidentemente per fare un piacere al caro Renzi, dobbiamo pensare. Noi siamo comunque preoccupati, questo referendum aveva delle criticità come il raggiungimento del quorum con 6 quesiti. Con un quesito solo la cosa diventa ancora più difficile e non risolve il problema delle petrolizzazioni nell'Adriatico. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. La giunta regionale ha deliberato nella seduta di ieri il potenziamento del servizio emergenze della protezione civile regionale con l'affidamento di nuovi e più potenti mezzi per l'attività di prima emergenza della colonna mobile. In particolare il progetto di potenziamento finanziato con i fondi Por Fers 2007-2013 ha previsto l'acquisto di 21 moduli antincendio, l'acquisto di 9 idrovore carrellate e di 4 moduli antincendio cingolati e di 229 dispositivi di protezione individuale antincendio boschivo. E noi torniamo all'Aquila perché diversi consiglieri comunali del capoluogo regionale non sarebbero in grado di aprire la casella di posta elettronica, l'email o utilizzare i comandi più elementari dei loro computer. La denuncia arriva dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Nella città che ambiva a diventare capitale europea della cultura e che culla sogni di diventare un esempio di realtà smart, ovvero al passo coi tempi, soprattutto dal punto di vista tecnologico, accade che chi la governa non sia capace neanche di aprire una email. E a denunciarlo non è il cittadino qualunque della strada, ma il sindaco in persona. Massimo Cialente, a margine della presentazione di una serie di corsi e attività per anziani, tra cui quello per dare un'infarinata di informatica alle persone più avanti con l'età, lancia il sasso nello stagno parlando di vera e propria analfabetizzazione informatica di alcuni componenti dell'assise civica, fenomeno che però non riguarderebbe solamente i consiglieri più agé, ma sarebbe diffuso anche tra alcuni inquilini di Villa Gioia più giovani. Un bel problema per chi quotidianamente o quasi deve o dovrebbe aprire la casella di posta o consultare il web per ricevere ed aprire allegati o documenti vitali per la vita dell'amministrazione, dalle delibere alle determine fino a documenti più complessi come quelli relativi al bilancio o urbanistica, senza contare la spesa per l'ente. Di fronte alle lamentele di chi non riesce a consultare la posta elettronica, non si può far altro che stampare i documenti, con conseguente aggravio di costi per l'acquisto di carta, toner e stampanti, il che, in tempi di spending review, non è che faccia saltare di gioia i contribuenti.
Non tutti sono alfabetizzati dal punto di vista informatico. Chiaramente io non sono capace di scrivere un programma informatico, eccetera. Oggi però non poter usare, non saper usare un computer è un po' rimanere tagliati fuori dal mondo, no? C'è solo questo da dire. Allora, la cosa è, noi abbiamo dei consiglieri comunali che si lamentano di avere le difficoltà ad aprire le mail, perché noi vorremmo lavorare molto con le mail per evitare la carta. E dato che è emerso questo problema, noi abbiamo pensato di fare un corso, ma non è una battuta, perché può succedere che persone per esigenze di lavoro non hanno potuto fare a meno. Oggi credo che la vita di tutti i giorni sia tale che noi siamo inondati di tecnologia. E ora parliamo di cronaca, perché c'è una lettera aperta che è stata stilata dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila per aiutare gli anziani a proteggersi dalle truffe. Daniele Rosone. I dipendenti delle aziende pubbliche non vengono a casa tua se non sei tu a chiamarli. La prevenzione è la migliore difesa. Partono da questo presupposto una serie di semplici consigli racchiusi in una lettera aperta per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, messi a punto dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila. Intanto non fidarsi delle apparenze, il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case, afferma l'arma, rivolgendosi proprio agli anziani, può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile, dice di essere un funzionario delle poste, di un ente di beneficenza, dell'INPS o un addetto delle società di erogazione di servizi o un appartenente addirittura alle forze dell'ordine. Ecco dunque un decalogo in pillole che può essere utile. Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa, diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete solo in casa. Non mandate i bambini ad aprire la porta, comunque prima di aprire la porta controllate dallo spioncino e se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati, perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice. Tenete a disposizione sempre, accanto al telefono, un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità, così da averli a portata di mano. Non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di enti pubblici. Mostrate sempre cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta. Se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e per qualsiasi motivo vi sentite a disagio, non perdete la calma. Invitatele ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Cercate comunque di essere decisi, consigliano i carabinieri, sempre nelle vostre azioni. In generale, prosegue la lettera, per tutelarvi dalle truffe, diffidate sempre degli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili. Spesso si tratta anche di merce rubata. Non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute, non firmate mai nulla che non vi sia chiaro. Agli anziani viene ricordato anche che in ogni caso, nel dubbio, bisogna sempre chiamare il numero di emergenza 112, che è gratuito e attivo 24 ore su 24. Risponderà un carabiniere in grado di aiutare chi è in difficoltà. Nella lettera i carabinieri ricordano che nell'ultimo periodo si è registrata nella provincia dell'Aquila una recrudescenza delle truffe in danno di persone anziane commesse da soggetti che si qualificano come avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine. Andiamo avanti, cresce il numero delle multe nel comune di Chieti. Nell'anno appena concluso, il 2015, il bilancio della Polizia Municipale fa il quadro delle infrazioni più comuni e parla anche degli importanti traguardi raggiunti, come quello del calo degli incidenti stradali. La Polizia Municipale di Chieti presenta il bilancio dell'attività svolta nell'anno appena trascorso. A spiccare su tutto c'è il capitolo contravvenzioni. Basti pensare che la cifra totalizzata da preavvisi, verbali e esattoria ammonta a ben 726.164 euro. Nel 2015 inoltre sono stati decurtati ben 2.147 punti di patente. Sono stati rimossi anche 507 veicoli e sequestrati altri 32. Le problematiche noi le ritroviamo soprattutto nell'ambito delle soste irregolari. La cosa più brutta è proprio nell'ambito delle soste sui marciapiedi. Chi parcheggia sul marciapiede non si rende conto che alla base di tutto crea il problema all'utente del marciapiede e soprattutto a quelli che hanno una difficoltà a muoversi. Faccio riferimento agli anziani, faccio riferimento ai bambini, faccio riferimento ai disabili. Tra le note positive
invece c'è la diminuzione degli incidenti stradali, che dimostra un miglioramento nel rispetto del codice stradale. Abbiamo attivato per la prima volta in maniera stabile l'autovelox in un tratto di strada dove sono state molte segnalazioni di pericolosità dovute alla velocità sostenuta. Adesso invece ci siamo ritrovati con una riduzione notevole sia di sanzioni ma anche di velocità. Il 2015 infine è stato l'anno delle celebrazioni della Polizia Municipale, un modo per avvicinarsi di più alla cittadinanza. Quest'anno è stato fondamentalmente un anno un po' particolare per la Polizia Municipale, perché il 23 luglio del 2015 noi abbiamo compiuto i famosi 150 anni ed è stato un anno particolare perché ci ha permesso di farci conoscere un po' dalla cittadinanza, e l'abbiamo fatto con una serie di manifestazioni. E noi torniamo alla cronaca con una notizia giunta in redazione da qualche minuto. Un uomo di 42 anni di Ortona ha subito questo pomeriggio l'amputazione quasi totale dell'avambraccio sinistro a causa di un infortunio sul lavoro del quale è rimasto vittima. Il fatto si è verificato a Guardia Grele in provincia di Chieti all'interno di un'azienda metalmeccanica. L'operaio stava lavorando ad una pressa quando, per cause in corso di accertamento, l'arto è rimasto schiacciato nel macchinario. Subito soccorso da alcuni colleghi di lavoro, l'uomo è stato dapprima trasferito nell'ospedale di Guardia Grele e poi in ambulanza al policlinico di Chieti. Nell'ospedale Teatino è stato sottoposto proprio in questi minuti ad un intervento chirurgico d'urgenza nel tentativo di riattaccargli l'arto. E ora siamo a una notizia luttuosa, triste, perché si sono svolti questo pomeriggio alle 14 presso il Duomo di Teramo i funerali di Alfiero Barnabei, che si è spento ieri all'età di 79 anni, titolare della nota azienda ABF per 10 anni. Barnabei è stato anche leader della Confindustria teramane abruzzese, come presidente degli industriali nel 2004 è stato anche editore della nostra emittente TV6. Barnabei è stato a capo della Camera di Commercio e della Croce Rossa di Teramo per diversi anni. Lascia i figli Claudia e Mauro, a tutta la famiglia Barnabei le più sentite condoglianze anche dalla redazione giornalistica di TV6. E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il Pescara che si prepara al posticipo di domenica alle 17.30 al Renato Curi di Perugia. Perugia che ieri ha perso in casa per 1-0 il recupero di campionato con il Vicenza. Oggi i biancazzurri si sono allenati al Poggio degli Ulivi, regolarmente in gruppo Benali e Fiorillo. Terapie invece per Crescenzi, che ieri aveva subito una botta proprio in allenamento. Il giocatore fortemente in dubbio per la gara di domenica in terra umbra. Torna invece a disposizione il capitano Ledian Memusciai dopo aver scontato il turno di squalifica, e noi andiamo ad ascoltare ai microfoni di Andrea Costantini proprio il capitano del Pescara. Ledian Memusciai, si è protratta per te la sosta per via della giornata di squalifica, però la partita con Livorno è stata molto importante per come è arrivata questa vittoria. È stata una vittoria importante ed era importantissimo vincere, perché dopo la sosta non si sa mai come si rientra, come sta l'avversario e come stiamo anche noi fisicamente, perché dopo la sosta che è caricato un po', quindi è difficile fare valutazioni. Siamo stati bravi che siamo riusciti a giocare bene, in più ottenere anche i 3 punti, quindi abbiamo fatto il massimo. Avete guadagnato un'ulteriore posizione in classifica, cioè questo terzo posto, anche alla luce di come è andato lo scontro diretto tra Crotone e Cagliari, che valutazioni state facendo o stai facendo? Prima della partita stavamo a 8 punti dal Crotone e a 9 dal Cagliari, ora invece stiamo a 6 dal Cagliari e sempre 8 dal Crotone, quindi vuol dire che un passo in avanti l'abbiamo fatto. Noi dobbiamo, prima della partita di Livorno, il nostro obiettivo era riuscire a superare il Novara. Siamo riusciti a superarlo, ora l'obiettivo deve essere superarne una da là davanti, però con la consapevolezza di rimanere coi piedi per terra, umili e con la cattiveria di, visto che siamo lì, di fare qualcosa di importante. Perugia che viene da 2 sconfitte consecutive, 0 gol fatti, 2 sconfitte per 1-0, una squadra che evidentemente è ripartita col piede sbagliato, ma forse proprio per questo è una gara ancora più difficile. Io ieri ho visto la partita del Perugia e ho visto che il Perugia non sta male, anzi c'ha dei giocatori che secondo me dovrebbero puntare minimo ai playoff, quindi dobbiamo prepararci mentalmente che
che è una battaglia e che di sicuro non andiamo lì a trovare un Perugia che è messo male. I tifosi sono molto preoccupati perché ricordano di Bjarnason dello scorso anno. È una domanda che ti stai sentendo porre forse in più di una circostanza: se il Pescara fa i playoff, Memushai non c'è perché risponderà alla convocazione della nazionale. A questo proposito, cosa ti senti di dire? Chiudiamo prima il discorso Serie A. Speriamo di non fare i playoff allora, di chiudere prima il discorso. No, purtroppo quelle sono cose maggiori che non dipendono da me, ma magari da chi ha fatto anche queste regole qua, che magari ci doveva pensare un po' prima, perché noi l'anno scorso ci siamo giocati un campionato per delle regole assurde e abbiamo buttato via un campionato e la società ha buttato penso via anche dei soldi, perché un conto andare in Serie A, un conto rimanere in Serie B. Quindi purtroppo magari secondo me dovrebbero rivedere un po' le regole che hanno fatto. E noi parliamo ancora di calcio, ancora Serie B, Lanciano. Oggi pomeriggio c'è stata l'ufficializzazione dell'addio del capitano, ormai ex capitano dei rossoneri, Carlo Mammarella, che va alla Pro Vercelli. C'è stata una conferenza stampa dello stesso giocatore e della presidentessa del Lanciano, Valentina Maio. Momenti di commozione per il giocatore che lascia la Frentania dopo 8 anni. Alessio Giancristofaro. Allora, buonasera a tutti e oggi ci troviamo purtroppo in una giornata particolarmente spiacevole per me, sia a livello personale che a livello dirigenziale come presidente della Virtus Lanciano. Diciamo che ci siamo incontrati in questi giorni più volte e Carlo ha fatto la sua scelta migliore che lui potesse prendere, che adesso poi vi comunicherà e vi dirà lui. Fino ad oggi avevo sempre messo la mia famiglia nel secondo posto, cioè in un secondo piano, mettendo sempre davanti quello che era il calcio, quello che era la mia passione, quello che è stato per me la Virtus Lanciano, e quindi magari mi sono sentito anche di averli trascurato più del dovuto, e quindi ho cercato di separare queste due cose e di cercare di fare la scelta migliore per me, per la mia famiglia e per quello che è il proseguito della mia vita. E quindi questo mi ha portato a prendere questa decisione difficile, difficilissima, dove mi ha portato magari anche a non dormire la notte, ad attraversare comunque dei momenti e rivivere delle sensazioni uniche che pensavo che nel mondo del calcio non esistessero. Oggi è stato il giorno più difficile perché ho dovuto salutare le persone a cui ero non affezionato di più, e quindi per me è stato difficilissimo, però come ho detto prima ho messo da parte anche in quei momenti il cuore ed è prevalso magari la figura dell'uomo responsabile che sa quello che deve fare e sa che ha dovuto fare una scelta importante. E quindi credo che sia stata la decisione più difficile presa nella mia carriera calcistica, ma credo la posso paragonare anche a qualche scelta di fuori della vita, magari anche privata. In bocca al lupo a Carlo Mammarella per questa nuova esperienza. Avete visto le lacrime agli occhi, la commozione dell'ormai ex capitano del Lanciano che ha lasciato la sua squadra dopo 8 anni, momenti indimenticabili per lui e anche per i tifosi rossoneri. Noi lasciamo il calcio di Serie B, parliamo di Lega Pro, del Teramo in particolare, perché in casa biancorossa è ai dettagli ormai l'operazione per il passaggio del difensore Tommaso Dorazio alla Pistoiese. Intanto la squadra continua a lavorare in vista della trasferta in casa del Pisa di Gattuso. Il centrocampista Amadio si aspetta un girone di ritorno importante dopo le difficoltà della prima parte di stagione. Ascoltiamolo. Secondo me sono pure la partita col Ponte d'Era stiamo cominciando a giocare più da squadra e secondo me si è visto e siamo più compatti. Dobbiamo sempre migliorare secondo me un po'
nella fase offensiva, però penso che si è vista una squadra e adesso dobbiamo dare continuità a questo risultato andando a fare una grande prestazione a Pisa. Ma dobbiamo, secondo me, avere più personalità fuori casa, un approccio e una cattiveria diversa. A Pisa è una partita che ci dà grandi stimoli, quindi dobbiamo solo entrare in campo e cercare di fare il meglio possibile. L'impatto dei nuovi come? Ma sono forte, il ragazzo giovane, esuberante, ha fatto la guerra sabato e mi è piaciuto tanto. Michel è un giocatore che ha grande voglia, grande personalità, e grande esperienza e io ci ho giocato parecchie volte contro. È un leader dentro al campo ed è un giocatore che secondo me ci serviva. Col nuovo anno abbiamo fatto, ti ripeto, due prestazioni importanti, c'è voglia di dimostrare che fuori casa non siamo quelli visti l'altro anno, c'è voglia di fare bene e di cominciare un campionato nuovo. Per questo anche noi non vediamo l'ora di scendere in campo sabato e fare una grande partita e dimostrare che appunto non valiamo la classifica che abbiamo ora. Ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita, è chiaro che dobbiamo fare un girone di ritorno importante, soprattutto in trasferta. Io penso che da sabato è cominciato un altro campionato e vogliamo e abbiamo le potenzialità per risalire la classifica e fare un campionato da Teramo, insomma. Chiaro, io personalmente mi trovo meglio a 3, però anche a 2 ci ho sempre giocato, anzi esperienze passate col mister avevo giocato sempre a 2 e mi trovo bene con entrambi i moduli. È chiaro che magari col 3-5-2 adesso sono parecchio tempo che lo facciamo e mi trovo un po' meglio. E siamo alla pagina ancora della Lega Pro, parliamo però dell'Aquila in questo caso perché a giorni dovrebbe arrivare la sentenza di primo grado del processo di Tirsorker che vede coinvolta anche la società rossoblù. Il sodalizio aquilano intanto pensa al mercato ed è alla ricerca di un terzino destro, mentre a giorni si aggregherà ai nuovi compagni il difensore ex Pescara Emanuele Pesoli, tesserato ufficialmente da rossoblù. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. La rosa dell'Aquila Calcio con ogni probabilità si arricchirà di un terzino destro. Il direttore Battisti e la società sono alla finestra in questa sessione di mercato per individuare il tassello mancante per puntellare la rosa a disposizione di mister Perrone. A giorni poi dovrebbe aggregarsi alla formazione anche il difensore centrale Emanuele Pesoli, da giorni tesserato ufficialmente con il club rossoblù. Noi abbiamo necessità di prendere un terzino destro, quindi probabilmente faremo anche questa situazione, poi vedremo negli ultimi 6-7 giorni insomma se si muove qualcosa e io penso che la società qualora dovesse presentarsi l'occasione non si tirerà indietro. La sconfitta con la Pistoiese non è andata giù al DS, dopo i primi 40 minuti giocati all'altezza sono emerse le solite lacune. Una brutta sconfitta, una sconfitta che è maturata sicuramente in base a qualche episodio sfavorevole, però oramai è diventata una costante che dobbiamo assolutamente sovvertire, quindi non va bene con i trasferta, torniamo in quella maniera, soprattutto dopo che abbiamo dimostrato, insomma, che specialmente sabato abbiamo fatto una partita di spessore per 40 minuti. Tutto questo in attesa della sentenza di primo grado del processo Dirty Soccer, nel quale la Procura federale ha chiesto 31 punti di penalizzazione e 205.000 euro di ammenda per la società rossoblù. Ci aspettiamo sicuramente, attendiamo il verdetto con serenità. È ovvio che una richiesta di quel tipo non lascia presupporre scenari positivi, però noi siamo convinti che questa società non abbia nulla di cui temere, quindi io sono ottimista e quindi guardo avanti e penso al campo. Sicuramente è una situazione con la quale avremo a che fare, però io credo che poi alla fine le ragioni di questa società verranno sicuramente riconosciute. E questo era l'ultimo servizio della nostra terza edizione del TG6, grazie come sempre per averci seguito e dalla nostra redazione l'augurio di una serena notte.